nella ricerca scientifica e in matematica, anche se per quello che riguarda il cambiamento in peggio probabilmente il problema è lo stesso in tutte le discipline, non c'è dubbio che il cambiamento in peggio riguarda l'incredibile restrizione di risorse che viene dalle risorse economiche, finanziarie che viene e non anche umane, perché per risorse si intende anche la possibilità di assumere nuove persone, quindi in Italia c'è stata una restrizione sia di finanziamenti in termini di denaro che in termini di possibilità di assumere nuovi scienziati, giovani. Questo è sicuramente il cambiamento in peggio che ha influenzato tutto. Dal punto di vista invece della matematica, in meglio, io penso che ci sia una maggiore internazionalizzazione, una maggiore interdisciplinarietà, adesso più di 10 anni fa, e questo è un grosso arricchimento. Qual è stata, secondo lei, la nazione che più ha contribuito a fare la storia della matematica e anche quale invece sarà destinata a farlo? Probabilmente la Germania, o quello che era la Germania, che quindi comprende un territorio molto più ampio di quello che è la Germania adesso. I più grandi matematici sono Gauss, Riemann, insieme alla Francia, la Germania e la Francia, la Germania. E invece per il futuro? Gli Stati Uniti, perché non solo per le attrezzature, gli investimenti, ma perché per la loro grande apertura all'esterno, e quindi negli Stati Uniti hanno lavorato e lavorano moltissimi scienziati non americani. Io stesso ho passato, adesso senza volermi vantare, ma ho passato 10 anni negli Stati Uniti, è una cosa del tutto normale. Quindi gli Stati Uniti come società scientifica sono molto aperti, sono molto internazionali, e quindi inevitabilmente saranno loro, secondo me, a contribuire di più. Sicuramente contribuirà la Cina come risorse umane, ma la Cina è molto chiusa, se non altro non solo per problemi sociali che conosciamo bene, ma anche per ragioni linguistiche. E quindi non avrà mai, almeno nei prossimi 50 anni, l'apertura che hanno gli Stati Uniti. I matematici cinesi che lavorano negli Stati Uniti sono tantissimi, ci sono tra questi i più importanti, quindi per questa ragione, insomma, alla fine gli Stati Uniti sono imbattibili per la loro apertura all'esterno.